Ecco, lo vedete, oggi non siamo alla guida, no? Io e Maurizio non andiamo con la macchina, ma siamo scortati con il pullman nel luogo dove giriamo Abruzzo Inn, oggi a Penna Sant'Andrea. E tra poco scoprirete perché siamo sul pullman. Quindi non perdete questa puntata con la storia e le tradizioni di Penna Sant'Andrea, la cucina e insomma ne vedrete delle belle a Penna Sant'Andrea, mi raccomando. Siamo arrivati a destinazione, adesso nella piazza dei Pullman a Valvomano, e vi spiego perché siamo sul Pullman. Guardate un po' chi c'è qui vicino a me. C'è Severino Serrani, che è il sindaco di Penna Sant'Andrea, che di lavoro, questo fa un lavoro vero, non come, vabbè, lasciamo perdere, fa un lavoro vero, nel senso, è un autista degli autobus. Sì. È vero, sindaco? Sì, faccio l'autista da 33 anni, prima con la società ARPA, con la quale adesso sono entrato. Adesso la tua. Nel 90 adesso faccio l'autista con la tua. E che tratta fa? Io prendo il pullman e parto da Poggio delle Rose la mattina. Da Poggio delle Rose di Bisenti? Nel comune di Cermignano. Poggio di Cermignano. Da Poggio delle Rose vado ad Atri, poi da Atri vengo a Valvomano attraversando Cellino, Castelnuovo, Monte Gualtieri, Cermignano, Penna Sant'Andrea, arrivo qui a Valvomano. Ed ecco perché è un grande conoscitore del territorio il sindaco, perché lo percorre quotidianamente, sì, vero? Sì, tutti i giorni faccio questo tragitto, poi tra poco ripartirò e tornerò a Atri. Ad Atri. Bene, noi adesso andremo alla scoperta di tutto il territorio comunale di Penna Sant'Andrea, con tante bellezze anche naturali. Andiamo. Eccoci, permesso, grazie sindaco. Siamo nella sala consiliare del comune di Penna Sant'Andrea, e qui è dove si decidono cose importanti per il comune, sindaco. Sì. Qui allora, il palazzo comunale, da quanto tempo esiste questo palazzo comunale? Allora, qui il palazzo comunale in realtà è stato sempre del comune, ma fino al 1980 era la sede della caserma del comune di Penna Sant'Andrea. Questo posto qui? Questo proprio. Posto qui. È stato poi ristrutturato poi? Sì, è stato ristrutturato e nel 1987 è diventata la sede del comune di Penna Sant'Andrea, è una sede storica della, sì, caserma dei Carabinieri. Bene. Quindi che un luogo particolare. Sì, che poi nell'80 si è trasferito a Valvomano, la caserma dei Carabinieri, oggi è nella frazione Valvomano. Allora, sindaco, prima abbiamo visto proprio nell'ufficio del sindaco la foto di due sindaci storici per Penna Sant'Andrea, uno Tonino Fabri, proprio un amico personale. L'altro sindaco? Camillo Santori, due figure importanti per Penna. Sì, in realtà sono i sindaci storici del nostro paese, perché tutte e due sono riusciti a ricoprire questa carica per 4 volte in modo diverso. Camillo è stato sindaco nell'immediato dopoguerra, poi è tornato ad essere sindaco nel 70, ancora nel 75, poi nell'85, ha fatto diverse volte il consigliere comunale. Fabri è diventato sindaco la prima volta nell'87, poi nel 94, poi nel 2007, poi nel 2012. Anche lui ha ricoperto sia la carica di consigliere, sia la carica di assessore, sia la carica di vice sindaco. Insomma, sono due personaggi che hanno fatto la storia. Che hanno segnato la storia. Hanno segnato la storia del nostro paese. Penna Sant'Andrea, quante frazioni ha il territorio comunale? Quanti abitanti soprattutto? Allora, attualmente gli abitanti sono 1661, questo proprio all'ultimo rilevamento del 31 dicembre 2022, e siamo in crescita perché al rilevamento del 2021, 31 dicembre, eravamo 1635. Per quanto riguarda il nostro, è un territorio di 11 km quadri, è un territorio che abbraccia
oltre qui al paese Penna Sant'Andrea ci sono quattro frazioni importanti. Quella più importante è senz'altro Valvomano, che è quella più grande. La più popolosa. È la più popolosa, quella che ha permesso al nostro paese di trasformarsi in un paese prettamente agricolo, sì, che era fino agli anni 60, a un paese commerciale che è oggi. Valvomano in pratica nasce 150 anni fa e coincide, diciamo, i primi insediamenti proprio con la costruzione del ponte che ci collega alla città di Teramo. Certo. E oggi, diciamo, inizialmente ha fatto un po' fatica, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale proprio è decollata, c'è stata proprio un'esplosione. Le altre frazioni? Le altre frazioni, allora, sono Capsano, che c'è un borgo storico, la frazione Trinità, dove c'è la chiesa proprio della Santissima Trinità, che è stata, diciamo, ricostruita su un tempio medievale. E poi c'è la frazione Castellaro e c'è la frazione Pilone, che è molto importante perché la frazione Pilone c'è la sede della, c'è la porta in pratica della riserva naturale Castelcerreto. L'economia adesso la dobbiamo descrivere quella commerciale di Valvomano, cioè l'economia rappresentativa per il comune di Penna Sant'Andrea? Beh sì, senz'altro. Ripeto, fino agli anni 60 l'agricoltura è quella che la faceva da padrona, e poi man mano il paese, diciamo, ha avuto questa vocazione commerciale grazie a questa frazione che si è sviluppata tanto, perché noi nella frazione Valvomano troviamo in pratica tutti i servizi necessari. Poi, insomma, è anche strategica questa frazione perché proprio è a metà tra il mare e la montagna e, diciamo, ed è ben collegata a tanti paesi della provincia di Teramo, ma soprattutto all'Aquila, alla capitale, certo, Roma, agli aeroporti. Poi, insomma, noi con 10 minuti a Valvomano siamo al centro di Teramo. Sì. 78 minuti siamo all'ospedale di Teramo, insomma. Questo è importante. Sì, questo è senz'altro importante. Va bene, noi andiamo a scoprire adesso gli altri segreti di Penna Sant'Andrea. Andiamo. Adesso siamo qui a Penna Sant'Andrea di fronte a uno spettacolo eccezionale, Sindaco, perché la catena del Gran Sasso, il Gran Sasso poi oggi è una giornata splendida, da qui c'è un panorama davvero eccezionale, tutta la catena del Gran Sasso, tutti i monti della Laga. Sì, bellissimo, è bellissimo. Proprio suggestivo. Suggestivo. Allora, Penna Sant'Andrea, intanto perché si chiama Penna Sant'Andrea? Beh, il toponimo deriva da Pinna, cioè località posta su un'altura, perché qui i primi insediamenti furono i Longobardi ad insediarsi tra l'VIII e il IX secolo, e poi Sant'Andrea dalla presenza della chiesa di Sant'Andrea. Sì, che è vicino Penna? No, Sant'Andrea, diciamo, proprio nel rettangolo del paese sorgeva questa chiesa che adesso non c'è più. Non c'è più, chiesa. Da questo poi il nome, perché Penna Sant'Andrea è passato poi nella mano degli Acquaviva di Atri nel XIV secolo, fino a passare ai feudatari locali nel XVII secolo. Penna Sant'Andrea ha anche partecipato all'insurrezione antifrancese del 1814. Allora, le caratteristiche del borgo quali sono? Intanto adesso c'è ancora il problema della ricostruzione, vero? Il borgo è poco fruibile. Sì, il borgo è poco fruibile perché il centro storico è interdetto a causa del sisma, soprattutto quello del 2016, che ha provocato danni veramente ingenti. Però tornerà presto. Sì, tornerà. Diciamo, è stato fatto già degli investimenti, abbiamo avuto a disposizione 8 milioni di euro per quanto riguarda la ricostruzione del 2009, 7,2 sono stati già spesi. Quindi, insomma, si sta facendo. Ecco, per quanto riguarda il 2009 siamo in ritardo, ma adesso, diciamo, con le norme che sono cambiate, perché i comuni al di fuori del cratere, grazie all'iniziativa del presidente Marsilio, sono stati equiparati quelli dell'interno del cratere sismico. E adesso le lievi difformità urbanistiche si possono sanare. Allora, andiamo a vedere un altro posto, credo importante, la chiesa di Santa... La chiesa di Santa Giusta. Andiamo, è in quella direzione. Thank you.
È molto bella questa chiesa, sindaco, bella. Beh sì, questa chiesa è stata già restaurata. È stata restaurata nel 2015, è stata riaperta al culto. E diciamo c'è una caratteristica molto importante, perché di fronte a noi vediamo questo altare ligneo, la chiesa è la chiesa di Santa Giusta. Questo è un altare ligneo del 1616 di Francesco Ragazzini. Qua è raffigurata con quadretti agiografici tutta la storia di Santa Giusta. E in più qui sul lato diciamo c'è un'epigrafe romana e un fregio alto medioevale che attesta l'antichità di questa chiesa. Davvero bello. Ed è aperta al culto. Cioè sì, questa è la chiesa. Si dice messa qui come. Sì, purtroppo in paese adesso le chiese, la chiesa principale, la chiesa Santa Maria. La chiesa principale è chiusa. La chiesa Santa Maria del Soccorso purtroppo è chiusa a seguito del sisma del 2016 e la chiesa di Santa Maria del Podio è anche chiusa, pure lei danneggiata dal sisma del 2016. Il grosso lavoro si fa qui. Adesso qui in questa chiesa che per fortuna ce l'abbiamo ed è anche, come potete osservare, molto, molto bella bene. E ben curata. Siamo poco sopra Penna Sant'Andrea in compagnia di Lorenzo Di Teodoro, perché qui presso una casa colonica proprio nella campagna sopra Penna Sant'Andrea è custodito una testimonianza romana importante e significativa, è così? Sì. Che cos'è? Beh, questa è una metope che stava molto probabilmente sul cornicione di un tempio. Che doveva sorgere da queste parti. Che doveva sorgere da queste parti, dedicato probabilmente a Giove. E cosa presenta di particolare questa? Come tutte questo reperto. Le metope ci stanno i triglifi, come delle colonnine a basso rilievo, e poi ci sta in mezzo ci sta il bucranio, cioè una testa di Giovenga. Adorna forse sempre con qualche ghirlanda tra le corna. E questa è databile a che periodo, grosso modo? Beh, penso tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo. Insomma, Penna Sant'Andrea è un territorio ricco di storia, vero? Sì, anche perché qui sono stati fatti dei ritrovamenti, famosa la stele di Penna Sant'Andrea. Con scritta ancora da decifrare, solo due parole sono state interpretate. E cioè? Cioè Nerfs, che significa re. Nerfs. Nerfs. Safinas, i Safini, che probabilmente erano i progenitori, cioè progenie dei Sanniti e dei. E quindi dei Sabini. Questa popolazione Sapinas. Abitava, i Safini abitavano queste contrade. Cioè queste contrade, ma abitavano una zona ampia di territorio. Ampia, perché va da Osimo a Vasto, in quando sono state ritrovate delle lapidi su cui. In questo ampio territorio. In questo ampio territorio con la stessa scritta e la stessa lingua. Bene. Noi ci siamo persi in mezzo alla natura, ma ci siamo persi realmente, e adesso però abbiamo ritrovato tutte le coordinate grazie ad Antonella Fabri, che è la presidente della cooperativa Floema. Dove stiamo? Noi nel mezzo, no nel mezzo, proprio alle porte della riserva naturale regionale Castelcerreto. Oh. Siamo in contrada Pilone, quindi sopraelevati rispetto al capoluogo Penna Sant'Andrea. È lì? Sì, si vede. Sì, si vede. Sì, si vede, qui c'è un bellissimo panorama. Si vede un po'. Siamo a circa 600 metri di altitudine, qui nel punto più alto, la riserva poi e si sviluppa. E che c'è qui? Allora, questa cosa è un'area protetta, area è un'area protetta che è stata istituita nei primissimi anni 90, quindi appena compiuto 30 anni. E ecco, io con la mia cooperativa ci occupiamo di gestire questa area protetta, proprio di renderla
fruibile, visitabile al pubblico, quindi abbiamo una rete sentieristica sviluppata, adatta a più tipi di pubblico, sì. Quindi dai bambini, persone con disabilità, bambini col passeggino, quindi aperta a tutti, persone più esperte, ci si trascorre una giornata in piena tranquillità, libertà, è visitabile sempre, è sempre aperta, l'ingresso è libero e gratuito, quindi si può venire in qualsiasi momento. Bene. Ci sono le indicazioni sui sentieri, su quello che si può vedere, quindi ci sono tabelloni, staccionate. Ottimo. E varie aree picnic e aree di sosta, quindi con tavolini attrezzati. L'unica cosa importante, ecco, come quando siamo proprio nella natura più selvaggia, quindi bisogna attrezzarsi di cibo, bevande, sì. Essere autonomi. Adesso abbiamo installato una fontana di acqua potabile qui all'ingresso della riserva. Ottimo. È presente un bagno per i visitatori sempre aperto nel punto qui, sì, informativo. Ottimo. Ci sono animali particolari? Quindi sì, tantissimi mammiferi, i cinghiali, i cervi sono molto presenti. Sono? Sì, si vedono, le tracce sono sempre ben visibili. Poi rapaci diurni e notturni molto importanti, come lo sparviero, che è il simbolo della nostra riserva, sta nel logo della nostra riserva. Moltissimi anfibi, rettili. C'è da vedere. Allora, con Silvia Di Paolo facciamo due passi nella riserva naturale regionale Castelcerreto. Sì, Castelcerreto. Silvia Di Paolo è la direttrice della riserva di Castelcerreto. Allora, qui dove stiamo andando? Stiamo andando presso una delle aree picnic della riserva. Sì? Sì, la riserva ospita anche dei casotti, diciamo, di avvistamento. Qui ce n'è uno, sì, vero? Sì, lo utilizziamo durante le giornate con le scuole soprattutto. Mm-hmm. Eccoci arrivati quindi nell'area picnic della riserva. Sì. La riserva che si chiama Castelcerreto perché? Silvia mi ha appena detto perché. Perché sì, Cerreto perché la specie, esatto, che è una quercia, è una delle querce, una quercia particolare, preponderanti di questa area, insieme alla roverella, quindi è la specie floristica più maggiormente presente ed okay. È quella caratterizzata da questa ghianda con una cupola un po' spettinata. Sì, è vero. Diciamo così. È un capellone, è una ghianda capellone. Sì, ghianda. Vabbè, capellone. La ghianda è dentro. Allora, siamo nell'area picnic, lì ci sono anche delle vasche particolari, sì, dei tritoni. È un'area picnic. Prego, noi ci possiamo anche accomodare qui. È un'area picnic che ospita anche un'andana per il monitoraggio della fauna, soprattutto dei grandi mammiferi. Ma non solo, ci sono anche presenti due vasche che ospitano, sì, dei tritoni. Poi li facciamo vedere. Che bene. Sono degli che anfibi. Sono dei piccolissimi anfibi protetti, ovviamente. Che mordono. Che non, però. pericolosissimi, direi. Degli anfibi che fanno parte comunque sia della fauna di questa riserva, anche perché abbiamo un laghetto più avanti, quindi oltre agli anfibi ci sono anche altri rettili, altri animaletti particolari. Allora, perché è importante il sito internet? È importante perché noi vogliamo fare in modo che l'accoglienza sia sempre più migliorata e soprattutto la conoscenza del posto venga elevata anche a quelle persone che vengono e visitano la riserva non con la nostra presenza, non accompagnate. Certo. Quindi vi faccio vedere perché l'abbiamo fatto da pochissimo. Sì. È possibile addirittura navigare, quindi vedersi camminare all'interno della riserva grazie a una mappa interattiva. Uè. Quindi noi camminiamo, ci vediamo, esatto, sì. Questa è la rete sentieristica. Sì. Noi ci camminiamo e ci vediamo all'interno della rete sentieristica. Ci monitorano. Esatto, e raggiungiamo dei punti fissi dove è possibile anche ascoltare, e quindi l'audio sì. Guida, ascoltare le particolarità. Ottimo. Che troviamo su questa riserva. Lo andiamo a scaricare subito. Eh sì. Anzi, andiamo di corsa. Andiamo. Siamo proprio nel cuore di Penna Sant'Andrea, io sono scortato a mo' di carabinieri da due splendide donzelle, due ragazze del Laccio d'Amore, Arianna Fabri, la presidente, e Simona. Sono due ovviamente che proprio lo praticano, sì, cioè lo fanno, sì, il Laccio d'Amore, poi spieghiamo che cos'è a quelli pochissimi che non lo sanno. Intanto, perché c'è questa tradizione così spinta a Penna Sant'Andrea, che secondo me è la capitale proprio del folk abruzzese? Sì, diciamo che la capitale, appunto, ci sono diversi gruppi che a Penna
ogni anno, ecco. Ma da tempo. Buongiorno. Buongiorno. Da tempo. Sono appena nascono proprio sì. Appena Sant'Andrea, come appunto l'associazione Laccio d'Amore, che nasce all'inizio del secolo scorso. Quindi ai primi del Novecento sì. Nasce il Laccio d'Amore. Tanto che nel 1929 ha partecipato al matrimonio di Umberto I di Savoia. Sì. E ha fatto l'intreccio. Sì, perché sapete, mi dicevano le ragazze e la presidente, che se l'intreccio del Laccio d'Amore, la sapete com'è, ma beh, se non lo sapete si informeranno. Comunque delle coppie ballano attorno ad un palo sì. E intrecciano questo laccio sì. A suon di musica, sì, danzando. Infatti nasce proprio come tradizione per i matrimoni e per i raccolti. E che succede? Se l'intreccio va a buon fine, se vuol si dire scontrano che... e sì. Si intreccia male. Se intrecciamo e strecciamo. Divorziano, sì. Capito? Divorziano. Com'è andata Umberto I? Divorziò? Allora, no, non lo sappiamo, vabbè, ci informeremo. Oh, è uno spettacolo sempre molto seguito. Intanto qui si fa ogni estate sì. Il Festival Internazionale. Sì, Laccio d'Amore organizza ogni anno, la prima domenica di agosto, l'incontro internazionale del folklore, che quest'anno arriva alla 45ª edizione. Bello. Ormai. Allora, quanti siete? Quanti dovete essere minimo, allora, per fare il Laccio d'Amore? Minimo 6 coppie. 6 coppie, quindi 12 suonatori. Persone. Allora, vogliamo andare a vedere, c'è un pezzo importante nella vostra sede, sì. Un abito. Sì, che ci hanno donato appunto degli anni 30. Andiamo a andare a vedere. Andiamo a vedere. Oh, siamo entrati nella sede del Laccio d'Amore. Qui intanto tante targhe, tanti riconoscimenti. Sì, tanti premi tanti che premi. Negli anni abbiamo ricevuto, come il Leron nel 2011. Il Leron, è una cosa importante il Leron. Sì. Prima andiamo a vedere una foto. Sì, vediamo. Perché la Presidente ci diceva che vedere. L'abito poi, che tra un po' sveleremo, sì. È intanto possiamo in questa vederlo, foto. Sì. Qui. Cioè, queste qual è? Antiche foto. Questo qui. Infatti qui c'è proprio scritto i primi costumi. I costumi, Penna Sant'Andrea. Sì, e questo abito qui. E qui siamo agli anni 30 questo? Del Novecento. Quello sì. Ci abbiamo. Mm. Ci è stato donato dalla famiglia Olivieri. Ah. Ed è qui. E lo andiamo sede. A vedere. Andiamo di fronte all'abito. Eccolo. Sì. Questo quindi è un abito eccolo proprio qui. Storico, classico. Il sì, vostro possiamo... adesso è un altro colore, ma è quello comunque l'abito. Sì, se vedi la coperta si vede la proprio. La coperta. Proprio antica. Cioè la gonna è una coperta. Sì. Si usano delle coperte antiche dei nostri nonni. E questo è originale dell'epoca, bello. Sì, anche il busto che è una parte fondamentale del nostro. Il vostro adesso è in velluto. Sì, poi sì, diversi tipi. Però insomma il disegno è quello. Sì. Molto bello. Allora, e qui fate le prove, che fate? No, qui no, ci riuniamo. Perché qua il palo non esatto, non entra. Le prove le facciamo all'esterno. Però qui ci riuniamo, parliamo, organizziamo gli eventi, l'incontro di folklore soprattutto. Ottimo. E abbiamo raccolto tutte le foto, tutte le nostre di tutte le vostre, potete vedere qui. Ma anche le tournée all'estero, sì, giusto? Esatto, voi siete sì. Andati dovunque. Sì, in Canada, ma senti l'aria. In Croazia, in Romania, in che Francia. Bello. Va bene. In diversi. Allora, intanto grazie. E la prossima esibizione quando c'è? Quest'estate? No, prima. Iniziamo da maggio, diciamo. Da maggio il mese dell'amore. Laccio d'amore a Macerata. A Macerata? Sì. Matrimonio? No. Mi raccomando. Ci possiamo intrecciare se e non poi è ci matrimonio. Vediamo naturalmente quest'estate, il 4-5-6 agosto. A Penna. Sì. Bene, andiamo. Ci avviamo per essere puntuali quest'estate. Siamo negli ambienti dell'Associazione Ricreativo-Culturale Giovanni Paolo II di Valvomano di Penna Sant'Andrea, in presenza del presidente dell'associazione, che è Domenico Tulli. E guardate un po', qui vicino a noi ci sono tanti arnesi per la cottura, non solo per la cottura, vero? È un'esposizione, presidente. Sì. Abbiamo voluto far vedere questi arnesi da cucina che un tempo venivano utilizzati per la cottura dei cibi. E quindi questi cibi venivano apprezzati anche per la maniera in cui venivano cotti. Certo. Maggiormente si utilizzava la pentola in terracotta che si metteva su un tripiede con un po' di brace sotto e si faceva bollire molto a fuoco lento, quindi si usava per le cotture che avevano bisogno i sughi, i fagioli, anche per le mazzarelle che poi andremo a vedere cottura. Poi abbiamo le pentole in rame, sì. Doverosamente stagnate, se la prevediamo
c'è la stagnatura, perché è la stagnatura, lo stagnino fece la stagnatura perché era importantissimo, perché non si poteva lasciare diversamente cibo sulla pentola di rame che non è stagnato, perché avrebbe lasciato l'ossido di rame che è un veleno per la cosa. Quindi sono tutte stagnate, tutte quelle dove si tranne gli utensili, tranne la conca dove si attingeva l'acqua dal pozzo o dalla fonte, la callara, il rame dove si cucinava il paiolo, che noi chiamiamo la callara in gergo, del rame, e la cucuma, che è un recipiente. Chiamasi cucuma. Cucuma, in dialetto la cucuma. È un recipiente anche lui stagnato, e però si teneva vicino al camino, vicino alla brace, con l'acqua calda per fare una camomilla o un caffè, che maggiormente era il caffè d'orzo nei tempi passati. Questo invece è un, in dialetto chiamato lupizzenot, che non è altro che una padella poggiata su tre piedi, appunto per dare modo al fuoco sotto di interagire per la cottura, certo. E qui si cucinava quasi tutto, dalla frittata, Com'è che si chiama? Pizzenot, è un po' difficile da pronunciare. Allora, già che adesso abbiamo, come dire, risvegliato la nostra voglia di cucina, andiamo alla preparazione delle mazzarelle. Delle mazzarelle teramane. Allora, dopo aver tagliato tutte l'interiore d'agnello, insomma, gli stelli, che facciamo? Allora, poi facciamo la preparazione degli aromi, che sono il prezzemolo, l'aglio fresco possibilmente, la maggiorana e la cipolla. Per avere una maggiore amalgamazione della cosa, amalgamarla bene, noi l'abbiamo triturata, l'abbiamo tagliata molto sottile e l'abbiamo mischiato con le listarelle di fegato. Non la mettete polmone, a fili in questo non caso? Non lo mettiamo a fili, però si può mettere, la tradizione vuole che si metta a fili. Vediamo la preparazione della mazzarella. Le foglie di indivia precedentemente sbollentate, appena sbollentate, e si fa la preparazione della mazzarella. Si mettono alcuni pezzettini, alcune listarelle sulla foglia d'indivia e poi saranno attorcigliate accuratamente e legata col budellino di agnello precedentemente lavato e raschiato. La pulizia è fondamentale, questa è la parte, diciamo, più delicata. Quindi noi ci affidiamo alle nostre signore che hanno una grossa esperienza in questo campo. E quindi, esatto. Eccola qua, guardate un po' la legatura. Ecco qua, la mazzarella. Le mazzarelle, guardate un po', sono composte, fatte. Ci siamo, il momento è solenne, siamo all'assaggio delle mazzarelle. Che arrivano dopo quanta cottura, Presidente? Circa due ore e mezza di cottura devono fare. In un primo momento con acqua e vino. E poi su quelle rosse, quindi abbiamo due versioni. Abbiamo la versione in bianco e la versione col sugo. Quella rossa. Solitamente la versione in bianco si utilizza sugli antipasti nel periodo, insomma, pasquale. Sono due maniere diverse per confezionare questo benissimo piatto della tradizione. E adesso io e la signora andiamo ad assaggiare. Come si buon appetito. Grazie, qualcuno lo deve fare, lo facciamo la signora. Questo vi sacrificate la rossa? Io comincio dalla bianca, va bene? È lo stesso. Sapore... Questa è quella con la versione con la pancetta dentro, giusto? Esatto, sì. Andiamo a provare. Sì. Però ribadiamo sempre che la mazzarella va fatta tradizionalmente solo con l'interiore. Grazie, troppo buono. Ne valsa la pena, diceva la signora. Non valsa la pena. Devo riprovare bene perché non ho sentito l'apporto della pancetta. Vado. Ah,
Vado. Si sente di più su quella, bianca, infatti si sente. Adesso proviamo una mozzarella rossa, vado signora, con il sugo. Questa è una regina, anche quella bianca, vado. Cambia il sapore, però è sempre buono. È buono. È squisita. È squisita. È la tradizione antica. È buonissima. Ragazzi, qua i nostri angeli custodi dell'associazione Giovanni Paolo II, ecco, dopo le mozzarelle hanno preparato anche la santa pizza di Pasqua. Esatto, abbiamo voluto proporre questi prodotti della tradizione gastronomica nostra terramana. Questa è la pizza di Pasqua lievitata, la che noi facciamo con l'aggiunta di canditi, uvetta passa, dell'anice dentro, e ha una lunga lievitazione, questa lievita di circa 12 ore. E dopodiché viene fatta nel forno a legna, se uno ha ancora la fortuna di avere questo, per avere ancora quegli aromi di un tempo, quei sapori di un tempo. Non ci resta che assaggiare. Anche il profumo è poesia della pizza di Pasqua. La consistenza è quella giusta, l'umidità pure, direi che hanno lavorato molto bene. Buono. È proprio lei. Complimenti. Buonissima, buonissima. Ecco, ma mi viene in mente. Sì. Ma mo. Ah, no, vabbè, mo dobbiamo cambiare argomento. Adesso siamo con Augusto Fabbri, che è un personaggio a Penna Sant'Andrea. La trasmissione è dedicata a Penna Sant'Andrea, è chiaro che dobbiamo passare da Augusto al bar Ariotovan, Natanotanakase, punto interrogativo. Augusto, però tu sei anche, oltre ad essere un personaggio, quindi un punto di riferimento per l'esercizio. Vabbè. Il personaggio me ce l'avete fatto diventare voi, io ero un petit tête de casse, tutto in francese, per cui non si capisce. Va bene, e ci può stare. E ci può stare. Okay. Poi siete arrivati voi e sono diventato un personaggio. Oh, però, andiamo avanti. Non è solo un personaggio, ma è anche uno dei fondatori e nonché degli animatori principali degli Sandandunir, gruppo di musica storico, tradizionale storico, sì, storico, gruppo storico. Sono passati passati 25-27 anni, sì? Sì, una trentina d'anni. Io le date non mi ricordo, sì. Se tu mi chiedi per esempio quanti anni posso mettere gli occhiali, tu ti puoi mettere quello che ti pare. Mettete pure lo cappello, se no, si vabbè, qui c'è il sole. No, qui c'è il sole. Oh, dopo non mi ricordo le date. Ma non fa niente, neanche. Ma non è, ma quello, poi l'età, che importanza è l'età. Che poi questo è successo una 20-30 anni fa. Beh. Che con quattro amici. E dicevamo, ma noi quest'anno vogliamo andare a cantare Sant'Antonio, visto che il non lo fa Sant'Antonio, più nessuno. Cioè il 17 gennaio, abate. E così andammo a cantare Sant'Antonio e ci uscì così bene che addirittura siete stati invitati a cantare. Oh, allora dopo che successe, che intanto andammo a fare questo gruppo andò a una riunione folcloristica europea, sì. E lì ci siamo dati allo sfruscio, nel senso che siamo stati proprio bravi, siamo piaciuti, non solo perché siamo piacenti, ma perché siamo piaciuti sia nel cantare sia come ragazzi. Esatto, come aspetto fisico, 30 anni fa. Ma anche oggi ci difendiamo, diciamo. Nel nostro piccolo, certo. Dopo che è successo che questa tradizione l'abbiamo mandato avanti per anni, fino a quando poi non è arrivato, diciamo, i terremoti, il Covid, vabbè, tutto diciamo quello che ci sta intorno. Ma noi purtroppo non è colpa nostra. Bene. Però ancora resistiamo. Tieni presente per farti un esempio. Fammi un esempio. Ti faccio un esempio. Ti posso far vedere una foto. Sì. Che è successo domenica scorsa. Siamo andati a suonare all'Aquila. Bello. Ecco perché proprio all'Aquila, Sì, un ristorante di Aquila. Vabbè. Dove ci stava una festa e ci hanno invitato e ci siamo andati. Bello. Augusto, chiudiamo questa nostra breve chiacchierata invece col posto del tuo cuore di Penna Sant'Andrea. Ma ormai è questo. È il bar dove io penso che morirò attaccato al bancone fra 4 milioni di anni, non si sa, non metto i limiti alla provvidenza, no? Sì. Sa quando sarà? E sarò attaccato al bancone del bar
dicendo, ah, anche tu ci sarai, io dicendo, ci sarò. Carissimo Rino, ma non ce li facciamo un cazzo di bicchiera? Io chiuderei così, perché mo ce lo facciamo. Ma ce lo facciamo, sì. Maestro, io hai chiesto sempre quello che tu, io devo fare, e adesso faccio io. Vai. Come sopra detto, perché stavamo là fuori. Noi siamo persone serie. Di parola. Di parola. Quindi? E ci stiamo facendo il bicchiere. Che abbiamo detto. Saluto a tutti. Salute. E saluta a tutta la regia, a tutta la popolazione. A tutta la provincia del mondo. Esatto. Va bene? Esatto. E poi, a comodo vostro, salutatemi pure le grandissime, bellissime sposette vostre. Salute. Buono. E con questo ho detto tutto.